Allora, cosa presentiamo stamattina dallo stand FIPE? Beh, oggi presentiamo il centino. Il centino che probabilmente per i meno giovani, diciamo, dice già qualcosa, ricorda qualcosa, ricorda soprattutto un locale, ma più che un locale, una persona di Pordenone, e Bruno del municipio, del capo municipio di Pordenone. E sono 11:30, per cui in realtà siamo anche nella fase oraria migliore per parlare di un drink come il centino, che è nato proprio come un aperitivo. È nato negli anni 60, quando a Bruno venivano richieste, che abbiamo l'esigenza del pubblico, il pubblico dei pubblici esercizi della zona era abituato a bere l'ombra, a bere un calice di vino per aperitivo, però cominciavano ad arrivare dall'esterno anche delle nuove mode, delle nuove tendenze, cominciavano a sentirsi però io adesso sono microfonato, però preferisco questo, è più, sì, posso tenere più diretto, sì. grazie, mi sento un po' più libero così. E quindi probabilmente attorno agli anni 60 c'era questa voglia di provare delle cose nuove, di scoprire delle cose nuove, arrivavano delle informazioni dall'esterno. Probabilmente il pubblico che frequentava i bar voleva provare qualcosa che non fosse più il semplice calice di vino, e a Bruno, che era questo personaggio favoloso, io amo definirlo ogni tanto come il papà dei barman di Pordenone. Io sono un barman, scusatemi, non mi sono presentato, io mi chiamo Paolo Framinti. Sottolineo il Paolo perché i barman generalmente hanno solo il nome, i barman vengono ricordati solo per il nome, e Bruno in questo caso, anche in questo caso il nome e il cognome, ma Bruno si chiamava Bruno Maria Divo, che era il titolare del caffè municipio di Pordenone, è stato per chi si è avvicinato a questo mondo, è stato un po' il papà nostro, quello che ci ha indicato, cioè, per chi lo seguiva con attenzione non era poi molto difficile capirlo, ci ha indicato anche il modo di rapportarsi col pubblico, il modo di affrontare la clientela, l'ospitalità, il modo di far diventare un locale in realtà il punto d'incontro verso una persona specifica, verso Bruno. Si andava da Bruno, così come anche in altri locali, si andava da Mario, da Gigi, da Beppe, una volta, molto più di ora, era normale che il locale, il bar, non venisse tanto ricordato o conosciuto col nome in sé, ma col nome di chi lo gestiva, e la persona che stava dietro il banco diventava il punto focale, il punto attrattivo. In questo caso Bruno lo è stato alla massima potenza, lui era una persona in questo senso unica, era esplosivo, era di una cortesia, di una personalità molto spiccata, era anche di un'inventiva, di una modestia molto spiccata, di un'inventiva comunque, se si vuole, avanti coi tempi di allora, come gli anni 60, gli anni 70. Lui negli anni 60 e 70 a un certo punto capì che c'era l'esigenza, c'era cioè la necessità da parte del suo pubblico di bere qualcosa di diverso, e un giorno, guardando tra gli scaffali del magazzino, si accorse che comunque aveva accumulato una miriade di bottiglie che non riusciva a usare, la gente non le conosceva, non era abituata a bere vermouth ancora, a bere cose più complicate che non fossero il calice di vino, e lui aveva il magazzino pieno di queste cose. E si mise, gli venne l'idea di provarne a miscelare, quasi a caso. E in un certo senso inventò il suo cocktail, inventò il suo aperitivo. E si inventò il suo aperitivo che abbellì con un bicchiere diverso da quello che usava generalmente per il vino, e a cui diede anche un nome legato al prezzo. Lo chiamò Cinquantino.
perché lo faceva pagare 50 lire. E 50 lire a quell'epoca era la cifra che appena superiore, un po' superiore a quella che si pagava un calice di vino. Voleva in qualche modo valorizzare l'aperitivo che aveva inventato, però allo stesso tempo non allontanarlo tanto dalla spesa di un calice di vino. Inizialmente lui mescolava le cose che aveva a portata di mano, che aveva in magazzino. Poi via via, invece col passare del tempo, la ricetta invece si è solidificata, si è resa più stabile. Ed è quella che oggi noi vi facciamo assaggiare. Ed è la ricetta che anch'io facevo quando ho lavorato al Caffè Municipio fino agli anni 2000, fino alla fine del secolo passato. La ricetta di Argentino è molto semplice in realtà. Bruno non faceva altro che prendere un bicchiere che somigliava a quello al vino, con uno stelo un po' più alto, un po' più elegante, ci metteva qualche cubetto di ghiaccio, ci metteva in parti uguali del vermut rosso, del gancio americano e ci dava una personalizzazione con un goccio di amaro. A quella volta quello che gli capitava per le mani, poi invece costantemente è stato usato la verna. Una scorza di arancio e di limone, probabilmente a seconda di quello che lui disponeva nel bar, e una spruzzata di soda, e aveva fatto il suo aperitivo, il cinquantino. Cinquantino però, poi il tempo passa e i prezzi dei prodotti cambiano e lui è costretto a aumentare anche il prezzo del suo aperitivo. Per cui anche il nome è cambiato da cinquantino, sessantino, settantino e lì si è fermato. Perché ottantino e novantino non gli sembravano dei nomi per il suo aperitivo così adeguati. È arrivato al centino, a 100 lire. E da lì non si è più fermato, perché andare oltre anche quel nome non mi sembrava adeguato, perché comunque devo dire il nome probabilmente gli piaceva e devo dire che anche il nome è estremamente centrato. Un nome talmente centrato che è entrato anche nella memoria della gente, del suo pubblico, degli ospiti del Caffè Municipio, di Pordenone in generale. Il centino è l'aperitivo di Bruno del municipio, ma poco alla volta si può dire che è diventato, e qui cerchiamo di riproporlo in questa veste, è diventato l'aperitivo di Pordenone, un po' un simbolo del momento dell'aperitivo che si vuole riscoprire. Cosa dirvi altro del centino? Visto che siamo per questo primo appuntamento non siamo molti. Io, ecco, una cosa volevo, mi premeva a dire, che Bruno si è inventato questa ricetta, in realtà ormai qualcosa come 40 anni fa. Però io devo dire che lui in questo senso è stato veramente molto, molto, molto avanti col tempo. Perché? Rivedendo e rivalutando i prodotti che lui ha messo e come ha fatto questo drink, devo dire che è estremamente moderno. Sono passati 40 anni, 50 anni da quando Bruno ha proposto per la prima volta il suo aperitivo nel suo bar, però allo stesso tempo questo aperitivo è di una attualità enorme, perché se si va a vedere un attimino le tendenze del mercato, si va a vedere come sono le preferenze del pubblico adesso nei bar, vedremo che il vermouth, ad esempio, che è uno degli ingredienti che si usano, sta ritornando veramente alla grande, nella gradevolezza del pubblico. Si usa come una volta, si è sempre usato molto, ma si usa sempre di più. Così come la gradazione alcolica, lui non ha usato super alcolici, la gradazione alcolica di questo drink è attorno ai 16-18 gradi, non è molto alcolico, è un po' più alcolico di un calice di vino, per cui anche questo è una cosa che tutto sommato è estremamente moderna. Adesso la tendenza è di un bere non molto alcolico, e questo è veramente un aperitivo non molto alcolico. Il vermut c'è, è estremamente di tendenza. Un'altra tendenza che hanno soprattutto i barman in questo periodo, ad esempio, è quella di usare
degli amalicanti nei propri drink, qualcosa che dia, che vada a compensare gli zuccheri che ci sono nei prodotti all'interno, che vada a compensare un po' questi zuccheri, dia un tono di amaro. E questo drink ha anche questo, c'ha quel tocco di amaro Verna che gli dà quel tono di amaro che va un pochino a compensare lo zucchero degli altri ingredienti, estremamente moderno, così come anche la spruzzata di salz che ci dà un po' di brio. Ecco, allora se voi siete d'accordo passiamo a farne uno, così ce lo beviamo e lo scopriamo, oltre che le parole lo scopriamo nei fatti. Allora, abbiamo detto che i due ingredienti sono il ganja americano, il vermut rosso, in parti uguali, e una spazzatina di amaro, in questo caso amaro Verna, che è quello che tendenzialmente anche Bruno usava. E un bicchiere. Sarebbe più moderno usare un tumbler, sapete, i tumbler sono quei bicchieri cilindrici senza gambo che sono un po' più attuali, però questo noi usiamo invece un bicchiere che è più da vino, un po' perché, soprattutto perché è il bicchiere che in questa fiera abbiamo a disposizione, però mi piace pensare anche che in realtà è un bicchiere che è molto più vicino a quello che usava Bruno in realtà. Lui poteva disporre di bicchieri da vino, per cui probabilmente usava un bicchiere più simile a questo. In un bicchiere di questo genere mettiamo alcuni cubetti di ghiaccio, poi in parti uguali il ganja americano e il vermut rosso. In questo caso noi c'è... Vi volete permettere di farlo? Continuate a farlo voi così riesco a parlare al microfono. In questo caso noi usiamo questo strumento qua che i professionisti chiamano jigger. Jigger è un misurino. Non è altro che il classico misurino, che anche questo, voi sapete che io sono un barman della situazione italiana barman, i barman sono così un po', gli piace mettersi un po' in evidenza, gli piace fare un po' di spettacolo, e questo, sì, allora funziona? Questo strumento è che inizialmente veniva usato solamente per misurare le dosi con gli alcolici, in realtà adesso si usa anche per fare i cocktail. Si chiama jigger come quando è usato dai barman, si chiama jigger, normalmente si chiama misurino, noi chiamiamo misurino. Io vi faccio un centino in dose un po' più ridotta, perché voglio, mi interessa che lo assaggiate, dopo se volete più. Se non lo ritenete sufficiente, poi non lo facciamo. Decidiamo di farcela a casa, non abbiamo il salz, usiamo un'acqua molto gassata. Una goccia d'arancia, la strizziamo un po' perché ci serve l'olio essenziale. Un'altra piccola miscolatina. Ecco, questo centino, molto semplice. Molto semplice. Adesso i ragazzi ce ne fanno altri, così se volete ve li portiamo direttamente al tavolo. Okay?